Ciao a tutti, io sono Natron e benvenuti a un nuovo episodio di Tomb Raider 3. Con questo caldo atroce che mi sta lentamente uccidendo, infatti ho caricato pochi video questa settimana perché fa veramente troppo caldo, non so quando registrare perché il pomeriggio fa caldo, la sera anche di più, la mattina tranne sabato e la domenica lavoro, quindi o registro tutto sabato e domenica mattina. O altrimenti veramente non so che cosa fare. Però continuiamo almeno la serie retro, insomma, fatemela continuare almeno quella. Sento una scimmia. Una maledetta scimmia. Ah, abbiamo anche metà della salute, perfetto. Io sparo. Lei mira, io sparo, non c'è problema. Oh, nuova stanza, nuova stanza. Ah, là mi sembra che si finisce il livello. Però non mi ricordo se si va direttamente al boss. Ma non credo, mi sa che sono 3-4 livelli per ogni area. Credo. Oh, cavolo. Allora, fermi, 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 fermi. Esploriamo a modo ogni stanza, perché altrimenti qui ci perdiamo pezzi e non sappiamo come andare avanti, eh. Che poi non è che fa soltanto caldo, cuffie e il calore del computer che butta fuori 40-50 gradi di aria calda mentre registro io gioco, quindi è veramente impossibile. Vedo un attimo se sta registrando. Ok. Scusate per questo taglio improvviso. Vediamo cosa c'è qua. Ah, qua mi pare che si scivola. Ah no. No, qua non si sa. Qua cosa abbiamo? Ah no, qua era dove eravamo quella volta. Sì, in quell'altra zona. Allora mi sa che bisogna andare di qua proprio. Oh madonna. Non vedo leve. Ah, bisogna andare di qua. Ah, ecco, vabbè. Ovviamente hanno messo l'acqua per dire, tiri la leva, ti bruci, ti ributti in acqua, ti spengi. Giustamente, almeno quello lo hanno fatto a modino. Però l'interessante è che non ci prende. È interessante che almeno quello non ci prende. Di qui da dove si va ora? Ah, è veleno? Oh merda. Ma perché sto perdendo salute così a caso? Ah, sono morto, però. Ecco, per adesso è vero che fa caldo, però col ventilatore si sta bene. Perché sono morto? Allora, ho cominciato a perdere vita quando stavo nuotando. Quindi non è dovuto al fatto che è crollato qualcosa. O l'acqua è avvelenata, però probabile. Ma allora ci devo andare subito, devo aspettare. Questo io non capisco. O perché c'è il fuoco, quindi. Però no, se c'è il fuoco, com'è che qui. Mi butta in acqua, non mi succede nulla attraverso e. Non torna sta cosa. Non torna, non torna, non torna. Allora, ributtiamoci in acqua, aspettiamo un attimo. Per vedere se fa un effetto strano. E salvo. E non me lo ricordo, spesso ci sono tante cose che non mi ricordo. Tantissime cose che non mi ricordo io di questo gioco. E riproviamo anche perché. Allora, perdiamo sangue. Ah, ma perché c'è quello che spara? E vabbè, poi ci sono la roba addosso, quindi è normale che si muore. Allora, c'è quella specie di. Che ci spara dardi avvelenati. Ah, ci sta.
vedete che spara e però non va avanti. Però ci prende lo stesso. Quindi in teoria basta che mi curo un minimo con un medikit e dovrei essere. Ok, sì, ci sono quelli che sparano dardi avvelenati, chiaro. Infatti ne ho messo anche il medikit qua apposta per. Vabbè, ho pochissimi cazzo, però. Ok. Ne abbiamo pochissimi però di medikit. Cioè 8 di quelli piccoli, vabbè, ora 7. E 2 di quelli grandi. No, 2 o 3, madonna. È dall'altra parte. Ti pareva che io indovinavo. Che indovinavo io la direzione, no? Una volta uscito. No, è troppo facile. Il bello è che io quando. Ah, qua c'è una scala. Il bello è che io non mi ricordo nulla di sta zona. Cioè, mi ricordo che lei. No, ma il livello finale avviene in una sorta di. Bruttissimo, mi ricordo, labirinto. Con pieno di cobra, di roba del genere. Mamma mia. È da qui dove si va? Si va di là. Per forza. Ok, poi si va di qua. Sì, ma tutto ciò per andare dove? E questo che vorrei sapere. O bisogna arrampicarsi. Al massimo muoio. No, funziona. Incredibile che funziona. Cioè, mi sa che oggi registro una puntata, monto e carico, mentre registro anche un'altra, eh. Sembra anche per la prossima settimana sono a posto. Però bisogna andare a. Non è mica facile andare a calcolare tutto. Porca troia, sono andato troppo indietro. Vabbè, niente di grave. Ho perso un minimo di salute, ma niente di grave. Sono ancora. Siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi. Boh, ma come l'ha fatto a cascare? Un po' sul bordo. Vabbè, basta fare a questo punto così. Calcolare un attimo. E guarda che bastardi, hanno messo un cobra proprio lì appena arrivide. Ma saranno maledetti quelli. Saranno maledetti. Lo fanno apposta, lo fanno. Avvelenato. Ma madonna. Per andare lì. Cioè, qui è impossibile. Qui devi. Cioè, o cadi in acqua e rifai tutto quanto. Ma non ha senso. Cioè, avrebbe senso, ma di. Porca puttana. Che fregatura, guarda. Ah, ma in culoare anche te. Giù, ti ci metti anche. Oh. E che cazzo? Ah, se veniamo qua, vabbè, questo, allora a questo punto facciamo una rush completa. Tanto se quello ci prende. No, non ci prende. Ottimo, 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 ottimo. Beh, allora è un altro paio di maniche così. È un altro paio di maniche in questo modo. Devo andare solo in basso e non farmi colpire dal dardo. Guardate il dardo avvelenato che si vede che viene sparato. Beh, almeno questa è fatta. E per il cobra non lo so. Non me lo chiedete, non ho la più pallida idea come fare. Allora, poi dove si va? Di qua. Sì, che poi è tutto platforming alla fine questo. Che bello però che siamo al secondo livello ed è tutto platforming per ora. Cosa che è stata ripresa nella nuova serie Reboot. Nel terzo, che è molto più di esplorazione e platforming dei primi due. Il primo era proprio totalmente azione, non c'era nulla di esplorazione. Bello, per carità, che si vanno a scoprire le sue origini e tutto quanto. Però, zero platforming, insomma. Bello sì, ma però per il resto, insomma. Gli ho detto, ma non salvo, dai, porca miseria, vuol dire che è così difficile. Porca troia, sei difficile. Vai a calcolare male il salto, è normale, è difficile. Cazzo il cavolo.
Oh, bene, qui ci siamo. Ah, non devo avere fretta, non devo avere fretta. È inutile avere fretta per fare le cose, le devi fare poi 2000 volte e non risolvi nulla alla fine, perché se le fai 2000 volte è normale che... Ok. Qua tanto è facile. Salti di qui, salti di qua, ti aggrappi e vai su. E fin qui ci siamo. Ora io qua direi di fare un ulteriore un salvataggio, tanto per... Voglio fare un passo così in modo che non casca se dovesse succedere qualcosa. Risalvo qua. E ora... Posso anche fare così, volendo, guardate. Se possiamo anche fare un salto... Mi prenderà se sto aggrappato, secondo voi? Mi avvelenerà lo stesso? Chi lo sa? Possiamo provare a scoprirlo. Però se ovviamente prendo... Che le si aggrappa sarebbe anche cosa molto... E ho caricato quello in basso. Va bene. Sarebbe anche cosa molto carina e gradita. Questo devo caricare. Ma se lo faccio da fermo il salto non è meglio, scusate. Sì, ma devo aggrapparmi. Quindi devo farlo bene. Farlo molto... No, lo fa a cazzo di cane, quindi devo farlo per forza per in corsa. Oh, io devo salvare 2 miliardi di volte, che palle. Ora, io qui risalvo, non me ne frega niente. Altrimenti vi fa 200 miliardi di volte lo stesso pezzo, ma anche no. Che dite? Che bello, 10 minuti persi per sto pezzo, eh. Che bello. Ah, lui bello non mi prende. Il problema è che appena vengo su questo mamma, ma attacca, bastardo. Bello che eravamo bello, bello, bello. Qui ci vuole salvataggio tutta la vita, proprio. Vieni, vieni. Ah, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Qui non ce la facciamo mica saltare. E ho saltato da fermo qua. Io qua devo saltare da fermo per forza. Vediamo un po' se funziona. Madonna, che scossa. Poi in altre pochine di trappole no, eh. Dai, sono trappole avvelenate. Che bastardi. Trappole avvelenate. Allora, devo correre subito. Però posso camminare a carpone in teoria, no? Non dovrebbero prendermi. Spero. Per evitare anche staffari, spero. Invece mi prendono. Io non mi ricordavo che era pieno di sapore questo cazzo di gioco. Cioè, ne ho notate tipo nel secondo al tempo dello Shan, dello Xian. Ma qui, porca troia, secondo livello e basta questo, fate voi. Bisogna salvare ogni passo, dai, c'è poco da fare. Visto che abbiamo questa facoltà rispetto all'originale PS1 di salvare quando vogliamo. Non volevo andare avanti così, porca miseria. Oh, fermi. Cosa c'è qua di sotto? La morte, presumo, no? Tanto per cambiare, perché tanto ormai trappola più, trappola meno. La morte. Vabbè,
Ma basta fare un salto e basta, spero. Spero. Sì. E non c'è. E basta, non c'è altro, non ci vedo. Devo andare di sotto. Allora ci... lì si scivola e ci facciamo male. Non c'è nulla, cazzo, scusate. Ah, sono io ciecato. Aspettare Azzi qua tra l'altro. Ah! Cazzo, lo vedeva, un blocco da spostare. Ma chi lo vedeva proprio lì? Ah, c'è quell'altro. Dai. Proprio di qui, il colore che non lo vedi. Io vivo, intanto. Il colore che non lo vedi, madonna, se non li sei addosso proprio, guarda. Incredibile. Incredibile veramente. E meno male che sto giocando la versione di Steam e non quella sulla ROM sulla PS1, perché altrimenti si vedeva anche secondo me male con la grafica. Tutto sto bordello, no? Per andare a parare dove? Che è sto corridoio brutto? Madonna, ragazzi. Ecco, no, qui, ecco, questo non c'è, questo non me lo ricordo in live, perché non c'era arrivato qua. Cosa arrivano? Sassi che rotolano? Eccoli, no? Li volevate? Ora capì come rotolano, però. Ah, qua si muore. Che bello che non sono morto, però sono morto comunque, perché tanto... No, potevo salvarmi. Madonna. Corri, dare, corri, dare, cazzo, corri. Mi salvo, non me ne frega un cazzo, mi salvo di nuovo. Proprio farò 800.000 salvataggi, non me ne frega nulla. Non me ne frega niente, che c'è qua? Nulla. Qua si scende. Ma dove? Non volevo buttarmi. Porca puttana. Volevo vedere cosa c'era di sotto. Comunque c'è l'acqua, visto che c'è l'acqua. È da questa parte, credo. Dove cavolo è? Fermi. Proprio guarda, deve essere preciso proprio. Dai, non ci... Scusate, allora che cazzo è servito a fare tutto questo percorso se siamo ritornati qua? Ho mancato qualcosa da prendere. Ho mancato qualcosa da prendere, per forza, non è possibile questa cosa. Cos'è che abbiamo mancato? Che non abbiamo preso? Perché là si esce, no? Giusto? Là si torna indietro, però che cavolo è che abbiamo mancato? A meno che facendo tutto sto bordello e usando... Boh, però non ha senso. Non ha senso però sta cosa. Cioè, io faccio sto coso per poi... tornare indietro. Senza prendere nulla. No, allora, se c'erano oggetti importanti, si vedeva. Sicuramente. Ok, che è tutto... che non si vede nulla, però non avrebbe senso altrimenti.
Quello no, no, quello è il coso. È cambiato qualcosa qui? Allora mi sfugge qualcosa. E allora mi sfugge veramente qualcosa. Che cazzo c'è da fare di sotto? Ma è stranissimo sta cosa comunque. Ah, esploriamo. Tanto l'unica cosa da fare. Allora, qua si torna indietro. E non dobbiamo tornare indietro, perché non ha senso. Poi il buffo è che non c'era nemmeno una leva da tirare. Dice, ok, tiri la leva, tiri qualcosa. Si sblocca qualcosa. Ok. Altrimenti zero. Proprio zero. Sì, sta già finendo il razzo. Era tipo un altro, non me ne frega. Voglio capire cosa ho mancato. Allora, qua si muore, ma io ci vado tanto ormai. Morire per morire. Non ha senso. Pa, 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 e non c'è nulla però. E questo era palese. Ah, aspetta, buoni, a meno che non è un segreto questo. A meno che non è un segreto questo qua. Spero ovviamente di no. Siamo. Cioè, pure con segreti, Madonna, ci sono. Wow, bello, sì, ma che me ne fa? Cioè, vado a rischiare a ferirmi per nulla. No, allora io non capisco veramente che senso ha tutto ciò. Abbiamo mancato qualcosa qui, c'è da fare qualcosa, non credo. Ma non c'è nulla, saltando di là non c'è niente. Ah, che cazzo serviva fare tutto sto bordello, scusate. Posso spingere questo qui? No, ovviamente. Ah, forse ho capito. Ma non ha molto senso. Ah, ho capito, forse io. Forse ho capito. Fermi, fermi, fermi. Perché devo andare oltre quello lì? Però buono. Strano, però. Strano veramente. Perché se questo lo spingo di qua. Poi lui non può più andare avanti. Andare al contrario non posso. Non lo so. Questo si spinge? Questo si spinge! Ah, spingo quello in là. Ok, allora si deve fare così. Perché altrimenti non ha senso la cosa. Sta cosa qui. Quindi, ma te devi dire che cazzo fa? Ma ti devi dire cosa devo fare? Una leva nascosta. Ma sei un bastardo sto gioco. Gioco
Mia! Io cazzo! Verissimo! Però sai com'è? Non me lo ricordo. Avete visto dov'era il segreto, no? Ok che è un segreto, va bene, ci sta. Però vaffanculo lo stesso. Madonna di Dio. Siamo al secondo livello. Potete so già in che ordine fare le varie ambientazioni. Però oddio, boia. E che se lo ricordava? Ma io proprio zero. Io come lo sto rifacendo per la prima volta. Perché io dopo che l'ho finito quando ero piccolo, mai più giocato questo capitolo. Mai. Mi dice, sai, te lo ricordi perché magari l'ha giocato recentemente? No. Proprio zero. Si è aperta anche la porta, spero. E la porta non si è aperta un cazzo. Perché non si è aperta la porta? Perché ha riempito. Ah, ma io non l'avevo nemmeno vista. Fate voi. Perché ovviamente, essendo questa una leva che si attiva sott'acqua, non puoi attivarla normalmente, no? E basterebbe fare così. No, dopo pace, devi riempire la zona di acqua. Altrimenti non può mica, eh. Ma porca troia. Cioè, tutto sto bordello per la seconda chiave del cazzo. Io non ci voglio credere. La seconda chiave del cazzo. Ma te devi vedere che popò di rigiro per prendere la chiave. Tipico di Tomb Raider, tipico della serie. Ma anche lo facevano per allungare un po' il gioco, per allungare un po' il gameplay, il livello. Ora oggigiorno questi trucchetti non li fanno più. Da una parte è un bene, perché comunque con gli enigmi mentali rendono tutto molto più realistico. Però dall'altra parte è un peccato, secondo me, anche. No, 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 perché devo andare a mettere di là la chiave. Spero. Cominciano i rigiri, ragazzi. Cominciano i giri i rigiri del gioco, eh. Che è ora questo? Ah, infatti ho detto, qui è trappola, disi per forza trappola. Ma qui bisogna essere veloci. Veloci, Lara. Veloci. Porca miseria! Scimmie maledette! Se c'era un medikit sotto. Ma non credo, ma che se ne frega del medikit. C'ho voglia di ricaricare, di rifare. Ma non c'era nulla, altrimenti si vedeva, dai. Cioè, volendo c'era, poteva esserci, ma. Medikit, che cazzo se ne frega. Ah, qua non c'è nulla. Strano. Blocco. A sto giro ho visto il blocco, l'ho visto a sto giro. Il colore della texture diversa. Ah, ok, questo là bisogna spingerlo là per salire sopra. Almeno credo. No, allora sali. Tanto ora voglio vedere dov'è che si va a parare e poi si finisce l'episodio. Ah, per andare là forse. Probabile. Non così, ovviamente. Però. Però. Ma anche dimenticato di farla sta mossa! Me l'era anche dimenticata di farla. Lei va proprio qua davanti, perfetto. È per il cancello e finire a livello, spero. O so due da attivare di cosi. So due leve. Se ho fatto qualcosa, se ho sentito.
il corso. Facciamo una cosa, visto che siete parte di qui, chiudiamo con l'episodio. Io vi ringrazio se siete rimasti con me fino a questo punto. Lasciate un commento, un mi piace, attivate anche la campanella. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo al prossimo episodio, sempre su Tomb Raider 3. Ciao!